Hanno prodotto il tormentone dell'estate Andiamo a comandare, ma collaborano spesso con i più grandi artisti dance internazionali. Abbiamo intervistato Mark & Cremont, i due producer milanesi che saranno tra i protagonisti dei prossimi MTV Digital Days. Mark e Cremont. Mi ricordo le prime volte che suonavo, tremavo sempre, non volevo mai suonare perché avevo paura. Dopo che prendi un attimo l'abitudine, è quasi piacevole sentirsi per un'ora al centro d'attenzione, nel senso che quando ti liberi e ti rilassi, proprio percepisci il divertimento e l'ammirazione che un fan ha nell'ascoltare la tua musica. All'estero, come in Italia, ci piace collaborare con amici, nel senso con gente con cui ci troviamo bene in studio. Non ci piace lavorare con gente magari anche famosa con cui non andiamo d'accordo, anche perché il nostro lavoro è comunque, io lo definisco un divertimento, chiamarlo lavoro mi sembrerebbe una stupidata, e quindi ci piace divertirci. Ho un problema nella testa, funziona a metà, ogni tanto parte un suono che fa. Quando produciamo per altri lo facciamo in maniera totalmente spensierata, senza pressioni psicologiche del tipo ma piacerà ai nostri ascoltatori, così. E quella libertà, diciamo, ti porta sempre a lavorare con serenità e quindi trovare magari soluzioni molto più inaspettate. Se le radio passassero di più la musica dance di M, la gente la capirebbe di più, come ad esempio in Olanda trasmettono 24 ore su 24 musica dance. Adesso non sto dicendo che è giusto trasmettere 24 ore su 24 dance, però comunque avere una... Cioè, ovviamente noi siamo di parte, però nel senso, il fatto è che in Italia a livello di talento di artisti non abbiamo niente da invidiare a nessuno, nel senso che abbiamo tanti artisti, tutti molto bravi. L'unico problema è che magari in alcuni paesi, come per esempio l'Olanda, la Svezia, l'America, le strutture che sponsorizzano la musica sono molto più avanzate. Ma questa non è assolutamente una critica nei confronti dell'Italia, nel senso che l'Italia sta andando molto molto forte rispetto magari sì, anche ad altri paesi. Io farei solo questa critica appunto alle radio e ai radiofonici. Se ti devo dire la persona che a mio parere ha il potenziale per fare qualcosa che veramente potrebbe soddisfarmi, e ti dico Tiziano Ferro, perché è in assoluto il cantante più bravo che c'è. Ciao a tutti i nostri amici di Fanpage, Mark & Cremont.